Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sto per mostrarvi un gioco che ho creato giusto qualche minuto fa, grazie anche all'aiuto di Gianluigi Sordellini, che ringrazio e saluto. Allora, il gioco è impromptu, quindi lo spettatore può tranquillamente mescolare il mazzo come e quanto vuole. Mamma mia, che cosa ho fatto qui? Come e quanto vuole, dicevo. Quello che faremo è una magia impossibile, davvero impossibile. Infatti lo spettatore, dopo che avrà mescolato, andrà a compitare la parola composta magia impossibile. Il mago si gira, quindi lo spettatore fa M-A-G-I-A, I-M-P-O-S-S-I-B-I-L-E. Il resto del mazzo lo mette da parte. Ora dovrà compitare un'altra frase, ovvero arte che affascina. La magia è ovviamente un'arte che affascina. Quindi cominciamo da arte e ogni volta metterà una carta sotto che equivale ad una lettera. Quindi A, R, T, E, che, C, H, E, affascina. A, F, F, A, S, C, I, N, A. A questo punto gli chiedo di guardare la carta sul fondo. Quella sarà la sua carta, una carta scelta casualmente grazie a due frasi inerenti alla magia. Mi giro per non vedere la carta. Questa è la carta dello spettatore. Ok, spero che si veda, che non ci sia nessun abbaglio particolare. A questo punto può tagliare, completare quante volte vuole e può inserire il suo mazzetto all'interno del mazzo grande, in un punto qualsiasi. E se non è soddisfatto, può tranquillamente mescolare il mazzo, perché quello che faremo è appunto una magia impossibile. E la magia affascina, affascina tantissimo, perché a volte è davvero inspiegabile quello che succede. Ed è infatti inspiegabile che il mago, pur essendo sempre stato girato di spalle per tutto il tempo, sappia che la carta scelta dallo spettatore è il 3 di cuore.